Non importa quale sia la situazione del mercato, soprattutto qui in Italia, ci sarà sempre chi vende casa e chi la compra, quindi ci sarà sempre un mercato immobiliare. Quello che va a cambiare è il valore. In questo caso andiamo ad analizzare il valore immobiliare rapportato con l'andamento attuale dei tassi di mutuo. Ma prima di iniziare, iscriviti al canale. Tanti contenuti sulla compra vendita immobiliare. Resta aggiornato e clicca sulla campanellina. Andiamo dritti al sodo, quindi parlando di dati. Adesso siamo quasi al 5% e la prospettiva è che salirà anche un altro po'. Quindi rispetto a un anno fa una rata di mutuo costa circa il 25% in più. Quindi questo cosa vuol dire? Che se prima avevi dei soldi da mettere per la casa e il resto li mettevi per il mutuo, quindi andavi a prendere un mutuo che era di 180.000 euro magari per una casa e gli altri 20.000 euro per arrivare a 200 più le spese li avevi, ora non riesci più a prendere 180.000 euro di mutuo, ma arrivi a 150, 160 e quindi la liquidità che devi avere è maggiore e non tutti ce l'hanno. E quindi la soluzione qual è? È che chi voleva comprare magari un appartamento con tre camere da letto in una determinata zona, magari in centro a Pescara, deve ridimensionare il suo sogno di acquisto, quindi deve andare a un appartamentino più piccolo o cambiare zona. Ma questo cosa comporta poi? Comporta che gli appartamenti di quella tipologia con tre camere in centro iniziano a diventare poco appetibili e quindi per riequilibrare il mercato, i prezzi si devono adeguare al potere di acquisto delle persone, anche perché più dell'85% delle persone quando compra casa fa mutuo, quindi incide tantissimo. Ma in questo momento di mercato, chi deve vendere casa e come può ottenere il massimo? Cioè, innanzitutto è possibile ottenerlo? I miracoli nessuno li fa, ma una strategia per ottenere il massimo c'è. Una strategia che io conosco ed applico è quella dell'Open House 2.0. Ho fatto anche un video che parla nello specifico di questo metodo. È un'organizzazione ben dettagliata e curata che porta le persone a, prima di tutto, ad essere consapevoli di quello che vanno a acquistare del valore e li mette nelle condizioni di non poter trattare l'immobile, ma anzi di fare la proposta migliore per potersi aggiudicare l'immobile. Nella descrizione e anche nella bio trovi il link per lasciare i tuoi dati e contattarmi e anche vedere tutti gli immobili che sono stati venduti da noi con questo metodo e anche le recensioni, quindi quello che dicono gli altri su di noi. Se questo video ti è stato utile, lascia un like e un commento e ci vediamo al prossimo video.